Eccoci qua, finalmente. Oggi anche parleremo di cucina, ovviamente, e sono onorato di avere con me quest'oggi Jill Cooper. Massimo, ciao, Jill. Ciao, come stai? Bene, tu? Sono gasatissima di essere qua per comprovare che gli americani possono anche cucinare. Vai, fantastico. Evviva, evviva. Guarda, io invece sono molto, come dire, mi sento onorato, ma soprattutto anche abbastanza, cioè, è difficile vederti ferma. In questo caso, come dire, sono riuscito a fermarmi? A fermarti, a tenerti. Ora. Per il momento. Mi deve mettere dietro i fornelli e vedrai. Esatto, velocissima, no. Velocissima. Perché io ti vedo sempre, insomma, voglio dire, comunque fare sempre tanta attività, ginnastica, sempre in movimento. Quindi ecco, in questo momento, come dire, ti ho arrestata un attimo. Per un attimo, solo per un attimo, per ragazzi, un attimo. Promesso. Però vorrei semplicemente essere qua con te per spiegare a tutti quanti che mangio. A me piace mangiare, sì, sì, sono sì, una buona forchetta, anzi sono buonissimo forchetta, e l'unica cosa è che mi alleno per mangiare. Ottimo, in effetti dovrei allenarmi anche un po' più io per poter, come dire, potermi permettere qualche forchettata in più in cucina. Ma in questi giorni, insomma, non sto esagerando, ma devo più o meno assaggiare tutte quante le pietanze. Oh, che sofferenza, vero, quanto vero? Difficile la vita. In effetti... Massimo, mi dispiace per te, pietanze buone, per pietanze buone, già, no, a parte scherzi. È già un grande sacrificio. Ma poi dopo ti alleno io. Ah, va bene, perché no? Assolutamente sì, ok. Quando hai finito ti alleno io. Va benissimo, va benissimo. Quindi tu, oltre ad essere una buona forchetta, sei anche una brava cuoca. Quello dovrai decidere te. Cioè, no, io ovvio che dico sono bravissima, oh, sono fantastica. No, la verità è che poi l'esagerai, però quello che mi piace fare alla tavola è fare pietanze gustose. Sì. Ma non peccaminose, l'ho detto giusto? Peccaminose. Okay. Cioè, si può mangiare bene, con tanto sapore, ma senza esagerare con i grassi saturi, senza esagerare con i zuccheri sbagliati. C'è modo di mangiare bene in modo saporito. Bene, benissimo. Allora io direi, a questo punto la premessa c'è tutta, andiamo a vedere quello che riusciamo a fare, se riusciamo anche quest'oggi a dare il massimo in cucina. Speriamo. Volevo portarti due pietanze, sì. Uno, un secondo, un primo, ok? Posso prendere la mia, diciamo, prego, prego, parananza? Sì, così? Sì, sì, la parananza. Si dice parananza? Sì, anche grembiule, insomma, ecco, la paranza è più bello. Sì, perché è viene un po', secondo me, dal parare davanti, non para annanza, come sarebbe un po' napoletano come concetto. Ma io sento già dei profumi, delle cose, allora, degli aromi. Volevo fare il polpo alla puttanesca, perché okay, il polpo è una proteina estremamente salutare, la sì, puttanesca è estremamente saporito. Così, ma a questo punto possiamo mangiare sempre. Ah, bene, bene. Ma hai parlato di cibo non peccaminoso, ma partiamo già con la puttanesca, insomma. Ok, quanto sei preciso. No, per carità. Va benissimo. Anzi, voglio dire, un peccatuccio ci sta bene in cucina. Ci sta sempre bene. Sì, allora, sì, sì. Io vorrei dire, facciamo partire il nostro... facciamo così. Bene, bene. E questo già... è già caldo, questo è già caldo. Perfetto. Anziché riprendere il polpo nell'acqua, la facciamo diventare rovente, uh-huh, la padella stessa, okay, per riprendere il polpo. Dopodiché, quando si riprende un po', poi possiamo creare il sugo, uh-huh, e così si riprende il sugo, si assorbe il sugo e diventa un po' più saporito. Ok, ok. Okay, quindi, così. Quindi sarebbe polpo alla puttanesca con una pasta integrale. No, con la pasta integrale facciamo un altro piatto. Facciamo la cicoria ripassata, bello piccantello, ok, con aglio, olio, peperoncino. Dove facciamo riprendere proprio la cicoria con aglio, olio, peperoncino. Io non faccio bollire la cicoria perché perderei troppo, certo, proprietà organolettiche. Così in questo modo posso mantenere le vitamine, le sali minerali più, certo, all'intatto. E è anche più saporito perché non butto via con tutto il sapore con l'acqua, volendola. Ottimo, sì sì, certo, questo lo faccio anch'io. Generalmente la faccio stufare, quindi così rimane tutto quanto, comunque la parte, insomma, non se ne va con l'acqua bollita, giustamente. Mi passi l'olio, per favore? Come no, certamente. Così, ecco qua. Allora. Ecco.
Eccolo. Ok, lasciamo che lui si riprende da solo. Mi serve Perfetto. Un coperchio piccolino. Io vedo che tu, cioè, sei a casa tua praticamente, quindi questa è la cosa che mi fa piacere, perché molte persone quando vengono magari si sentono un po' in imbarazzo, invece è bello potersi trovare, come dire, così, in maniera già Volevi molto friendly. Volevi vedermi in movimento, pensavi che potevi fermarmi. No, tu sei inarrestabile. No, l'iperattività è proprio sì, mi è partito sì. alle grande. No, ma tu sai che io ti seguo, nel senso che mi piace vederti allenare, mi sento mentre tu ti alleni in qualche modo come se stessi facendo qualcosa anch'io, mentre ti vedo. Ti inspiro, però purtroppo Massimo, il movimento non funziona con il processo di osmosi, te la devi fare anche te. Mi piacerebbe forse così facile, ma ahimè non è così. Così. Sì. No, per la nostra puttanesca comunque portiamoci avanti a spellare e trittare il nostro aglio. Wow. Ok? Sì. E dopo andremo proprio di aggiungere, ok? Ecco, vedi che lui si sta subito, riprendendo. Subito. Sì, si è okay. Subito rattrappito, come io non saprei come definirlo. Ecco, qua. Lui si riprende un poco, la lasciamo 2 secondi ancora, poi così sì. Possiamo preparare il sugo. Facciamo okay. Così, lo scolo su acqua. Benissimo. Tiro fuori e la tagliamo. Ah, proprio giusto, appena un attimo, una scottata. Sì, e poi così. Nella stessa pentola facciamo il sugo, ok? Uh-huh. Usiamo un po' di aglio. Per avere poi quel profumo, no? Sì, per avere quel profumo, uh-huh. Poi un bel po' di peperoncino, ti va? Il peperoncino ci sta sempre. Ok. Fa bene secondo te il peperoncino? È un è sano? Cioè si può... Estremamente sano. Sì. Le olive un po' no, meno. No. Sana anche loro, ma lo sai okay. Come si chiama il peperoncino in Sardegna? Come si chiama il peperoncino in Sardegna? No, sarà da bippare sicuramente se te lo dico, però si chiama Viagra dei poveri. Ah, certo. Cioè, beh, anche in Calabria si dice, lì c'è una grande produzione, Viagra di Calabria si dice spesso. Perché ti aiuta tutto il sistema cardiovascolare, mm-hmm. Ok, così. Diciamo che è un vasodilatatore, no? Ecco, okay. Molto salutare e va bene così, l'ho detto, non l'ho detto, però comunque bene. La si dice anche in America sì. Che è un modo per arrivare al cuore di un uomo è attraverso no non attraverso il peperoncino attraverso lo stomaco. Ah, certo. Se cucini bene puoi vincere il cuore dell'uomo sì, così sì, si dice sì. In America. Beh, da noi si dice prendere per la gola, no? Cioè per sì. Della serie mi prendi per la gola, non nel senso tipo... quello dopo, assolutamente. Per il gusto. Scusami, pulisco un po', prego, così prego. Ti tengo la tua cucina pulita. Io devo dire che cioè, tra tutti gli ospiti sei la più dinamica, ma questo sì. Come mai? Era una premessa che... ci sarà magari un perché, che dici? Sì. Perfetto. No, ma sai che cos'è? Mia mamma mi ha insegnato che se pulisci mentre cucini, alla Vero. Fine non devi pulire montagne di roba. Verissimo. Sì, questa è una cosa che faccio spesso fare anch'io. Diciamo che... A chi lo fai fare? Insomma... A chi capita di turno, come te in questo caso. No, vabbè, scherzo. Vuoi quando... che rimango dopo, pulisco tutto? No, scherzo. Sarà scherzo. Fatto, promesso. Scherzo. Sono venuti già molti amici, per esempio c'è stato Agostino Penna, che anche lui ha preparato un ottimo piatto. E devo dire che anche lui era uno molto attento, anche Antonio Mezzancella, molti uomini hanno questa cosa di tenere tutto a posto, sotto controllo. Io sono un po' più, da un certo punto di vista, artista in cucina, lascio andare un po' le cose, poi a un certo punto cerco di creare qualcosa di artistico, ma soprattutto insomma che sia commestibile. Ma vedo che tu comunque cioè, non hai bisogno di... consigli di niente di anche di come dire no perché sto giocando con quelle che conosco magari se facevo okay. Un sai dove io pecco tantissimo non sono una brava cuoca sono le carni uh-huh. La carne per me è difficilissimo da cucinare perché non sono un amante della carne sì. E la carne cucinarlo bene ci vuole stile un po' sì però la carne alla fine si fa da sé, basta che la metti sulla... No, scherzo. No, beh, poi rischi di diventare di essere duro, una cosa, no? Rischi di diventare un po' stoppaccioso. Invece così, dimmi se
butto subito la allora, pasta? Allora, io in genere metterei subito il sale. Sì, 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 perfetto. Siamo vogliamo pronti? Mettere anche un pizzico di... In America si mettono l'olio, lo sai? Anche l'olio, certo. Perché tiene separato, o così dicono. Però americano non può insegnare italiani come fare la pasta. No, come, così spesso la mettiamo anche noi, però sulla pasta quella magari più, quella integrale, la pasta per celiaci, che rimangono un po' più... Stopaccioso. Sì, sì, si appiccicano. Invece con l'olio si staccano. Beh, vogliamo già buttare la pasta? Io direi di buttarla, così nel frattempo mandiamo la pubblicità e... Buttala tu, va. Vado io. Finalmente faccio qualcosa. Grazie, mi fa fare qualcosa anche a me. Tutta? Ma sì, tutta, dai. Ma sì. Poi vabbè, dopo ci alleniamo. Ok, perfetto. Allora, durante la pubblicità vi aspettiamo qua. Che fortuna averti qui oggi, ma veramente, nel senso, sei perfetta. No, sul serio, Onore mio, no, perché è un po' ansiogena a cucinarvi gli italiani, essendo americana, perché dicono, ma gli americani non capiscono niente della ma cucina. Ma figurati, no, ci mancherebbe. Tra l'altro c'è un profumino che, cioè, quelli a casa non lo possono sentire, ma vi assicuro, è veramente, fa venire l'acquolina in bocca, quindi... Ma si può mangiare bene, ragazzi? Cioè, si può. La pasta integrale, anziché quella bianca, mettiamo un bel po' di spezie, un bel po' di sugo, anche le olive, le alici. Vuoi che la scolo io? Sì. Ok, perfetto. Sì. Ecco, te la passo. Perfetto, perfetto, perfetto. Sì, sì, sì. La pasta è pronta. Secondo perché me nel frattempo... abbiamo molto più pasta di quella che ci serve, così io non metterò tutta la pasta dentro la cicoria, perché sarebbe... la seccherebbe troppo. Metto un po' di pecorino sulla cicoria per darle un po' di sapore e un pizzico di sale che abbiamo dimenticato prima. Un pizzichino di sale. Io amo il sale, lo so che non dovrei dirlo, ma amo il sale perché sudo tanto quando mi alleno e per bisogno. Fortuna chi si allena di... può mangiare più sale. Certo, sì. Per integrare. Per integrare, per reintegrare i sali minerali. Ok, mettiamo una giusta quantità così non vogliamo. Sì. Io aggiungerei anche un po' di olio al crudo. Certo, perché ottimo, a crudo, guarda, secondo me l'olio può andare a qualsiasi parte. Beh, questo è un piatto semplice da fare, ecco, uno di quelli che piacciono anche a me, perché è la tipica cucina semplice, quindi però comunque gustosa, sicuramente perché c'è la cicoria, c'è un po' di soffritto d'aglio, c'è un ottimo profumo. Sai, quando metti le verdure con la pasta, è un modo molto intelligente per mangiare le verdure, perché se metto tanto verdure e un po' di pasta, sembra che sto mangiando la pasta, ma in verità mi sto abbondando di verdure che fanno sempre bene alla salute. E poi l'altra cosa, abbiamo il nostro polpo, che è polpo alla puttanesca, di nuovo la devo rivedere, ma il polpo è una proteina molto salutare. Però l'abbiamo insaporito in modo che poi appaga anche l'anima, perché si dice in americano, no? Soul certo. Food. No? Soul food, fantastico. Ti piace il soul? Mi piace molto, mi piace il soul perché anche un genere musicale che amo, quindi capito? Ovviamente, yeah. Gioco in casa di massimo, come si può dire. Allora, facciamo l'impiattamento? Beh, lo facciamo, ma devo dire che tu sei stata velocissima. Sono stata troppo veloce? No, assolutamente, troppo mai, però in 448 sei riuscita a preparare... non uno, ma ben due piatti, primo e un secondo. Però vogliamo dire anche un'altra cosa, diamo un po' di consigli ai nostri amici. Sì. Anziché mangiare il pane, mangiate la pasta. No. C'è mio amico Sasha Sorrentino, noi abbiamo fatto un libro insieme, si chiama Mai dire dieta, e pensa che è molto più digeribile i carboidrati della pasta piuttosto del pane. Del pane. Così. Perché non ha lieviti. Non ha lieviti, poi anche le bollitura porta via l'amidi, è così. Sì. Se noi vogliamo, che molte persone dicono quando devono mettersi in riga alla tavola e tolgono la pasta, secondo me è una cosa molto sbagliata. Invece un bel piatto di pasta, insomma, integrale in questo caso, però... Ma dimmi che non ti soddisfa psicologicamente. Assolutamente sì, per quanto sia un buon piatto di pasta, sicuramente poi ti rende più felice. Più felice? Sì, la, sì. La verità è quella, vero, la felicità. Vero, le persone dicono, che cosa devo mangiare, devo fare il sostituto di pasta. No, mangi bene. Se mangi bene durante la prima colazione, pranzo e cena, mangi di meno dei sfizi, diciamo dei schifizzuoli, no? Delle patatine, le cose così. Così, mangiamo come facevano i nostri nonni, va? Perché loro mangiavano il pasto principale al pranzo. Certo, la pasta, poi il secondo era, guarda che cosa,
Gil, ma voglio dire, tu sembra che lo fai tutti i giorni, cioè sembra che lo fai, in realtà tu fai altro, perché insomma ci dai un risveglio al mattino col tuo risveglio muscolare, con tutte le attività che fai su HS24, su Alma TV, io ti vedo sempre e insomma sicuramente è stimolante quello che fai per gli altri, per la gente, per il benessere, e anche, voglio dire, in questo caso a tavola hai stimolato l'olfatto, l'occhio anche, e sicuramente anche... No, chiedo anche ai nostri amici a casa, questo ti sembra un piatto, diciamo, dietetico? Assolutamente no. È un piatto saporito, senz'altro, che non vedo l'ora di assaggiare con te. Perché il trucco sta là, ragazzi, se volete mettervi in riga, imparate le ricette light, cominciate a imparare come dosare le spezie, come fare, diciamo, anche le cotture diverse. No, la dieta non è merluzzo bollito e insalata e basta, perché se la vediamo la dieta così, infatti il mio libro Mai Dire Dieta è proprio questo fatto di ricollegarci a una, a rimparare, se vogliamo dire, sì, riaddestrare il palato a mangiare sapori diversi, buoni ma sani. Mai Dire Dieta non è una privazione, ma anzi un invito, un consiglio per gli amici a casa a assaggiare e a gustare i piatti di Gil Cooper. E queste sono due ricette del tuo libro, vero? Queste sono due ricette che vengono proprio dal libro. Ricordo sempre che se vogliamo sulla pasta con le cicorie avremmo potuto anche aggiungere magari il pomodoro fresco, un pacchinetto, ciliegino. Ricordate sempre, la potete abbondare di verdure sempre, perché le verdure fanno benissimo. Magari le pasta da bianco diventa integrale, e poi, ripeto, io abbondo molto di pesce perché mi piace il pesce ed è un proteine molto sano. Certo, assolutamente sì. Beh, io a questo punto direi, non vedo l'ora di assaggiarlo. La facciamo? Andiamo. Okay. La porto io, signore. Oh, ma grazie. La porto io. Troppo vado. Buona. Che meraviglia. Che meraviglia. Abbiamo davanti un piatto di mare con alcuni ingredienti che danno un carattere particolare a questo piatto. Parlo di aglio, olive, origano, pecorino. Un piatto che sicuramente sarà profumato, sarà molto sapido, un po' unto, quindi serve un vino che sgrassi, molto fresco, serve un vino profumato, ma allo stesso tempo con una discreta sapidità. Due opzioni. La prima, un bel picato ligure, oppure ci spostiamo in Sicilia e ci beviamo un bel Sauvignon Blanc siciliano. Beh, allora adesso non ci resta che assaggiare veramente. Ecco, io provo. Speriamo che ti piace. Vediamo un po' con la cicoria, che io adoro. Anch'io. Ma è buonissimo. Vediamo un po' anche questo polpo. Tanto è molto saporito questo. Molto saporito. Però secondo me se mangi con sapori forti non percepisci la dieta, no? Così. Bello. Tanto peperoncino. Beh, il cicoria è molto saporito qua. Voglio fare un brindisi? Evviva! Grazie per l'invito. Grazie a te, alla tua presenza. Ti posso soprannominare Jill Wonder Woman Cooper? Beh, allora ho superato l'esame. Assolutamente. Il voto, voglio il voto, Massimo, il voto, qual è? Voto 10 per tutto, veramente, per la tua presenza, per la facilità con cui hai affrontato questa cucina, non facile per molti dei miei amici che sono venuti qui a trovarmi. E poi questo piatto così gustoso. Ma semplice. Ma semplice. Poi alla fine è semplice. Però alla fine di una bella mangiata si deve muovere. E adesso ti, certo, devi allenare con me. Ti va? Adesso? Adesso. No, no, dai. Ti ho promesso, hai detto ti, sì, faccio mangiare e poi ti faccio allenare. Va bene, okay. Allora vediamo che facciamo. Okay. Hai finito la tua, diciamo, ho mangiato il mio piatto. Ok, e si dice in romanaccio ti spari 25, 25, no, non le devi fare, però comincia a fare un po' di squat. Ah, squat. Così.
aumenti l'attività. Vediamo, Bene, e questo fa bene ovviamente ai glutei, gambe, glutei, cuore, e anche, diciamo, anche il senso di colpa. Sicuramente. Così possiamo fare, diciamo, utile e dilettevole. Bene, io già mi sento abbastanza tonico, quasi quasi mi farei un'altra forchettata. Vuoi un altro po'? Te lo prendo un altro po', così te lo abbiamo, faccio. Ma sai, ripeti, se ti alleni ti puoi mangiare di più. Questo è il segreto. Perfetto. Di Jim Cooper, perché io mi alleno per mangiare. Bene, allora d'ora in poi anch'io mi allenerò di più per poter, come dire, approfittare della tavola con maggior piacere. Jill, grazie davvero. Grazie a te, veramente è stata tanto. Una puntata bellissima. Grazie di cuore. Grazie a te. Ciao.